della chiusura del mercato. Con noi in questo momento Eligio. Ciao Eligio, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ciao Eligio. Allora, Eligio insieme alla moglie ha una bancherella al mercato di Esioba e francamente volevo sapere da Eligio cosa ne pensa della chiusura di domani, perché mi sembra ci sia che sia un po' complicata, nel senso che non è che si chiuda e basta, c'è qualche strascico, che e succede? Forse dobbiamo fare anche un passo indietro a quello che è successo giovedì scorso. Non sbaglio. Sì, beh, dimmi. Intanto sono due mercati che negli altri mercati abbiamo già cominciato a lavorare e lui ci ha tenuto a casa per due mercati. Lui si intende il sindaco? Sì, perché è lui il capo, quello che dice. Ha delle responsabilità. Fammi capire, tu mi dici che negli altri mercati dove andate, in altri paesi, è tutto aperto, non c'è problema. A Chioggia invece sembra ci sono dei problemi. Sì, ci sono state delle piccole difficoltà, ci siamo un po' ristretti, hanno messo delle persone che ci aiutano, dei responsabili, come si chiamano, della sicurezza tipo? Se ho capito, la protezione civile. La protezione civile, sì, certo. Sì. E hanno messo delle transenne, hanno fatto un po' contingentato un po' le entrate. Da parte nostra ci siamo anche noi ristretti. Vi siete adeguati. Sì. Abbiamo fatto entrare un po' di meno gente nei banchi, abbiamo messo il gel, abbiamo messo tutto quello che ci richiedeva le normative nuove che ci sono, insomma. Ma il problema c'è lo stesso. Diciamo, negli altri mercati si è riusciti a lavorare. Per dirle, faccio anche Piove di Sacco, che è un mercato abbastanza grosso, frequentato, e non c'è nessunissimo problema. Anzi, diciamo che ci sono venuti incontro l'amministrazione. Sì, esatto. Solo che qua a Chioggia non c'è non c'è un dialogo, nessuna collaborazione. Anzi, sembra quasi che ci ostacolino. Che diate fastidio, in definitiva. Difatti abbiamo anche il sospetto che ci sia qualcos'altro sotto, perché a questo punto non c'è una spiegazione logica. Una sorta di cospirazione, deve essere qualcuno che ci vuole male, ci vuole mettere i bastoni tra le ruote. Ma non lo so, dicono che ci siano i bar che vogliono aprire teatri con fuori, che ci siano i ristoranti. Cioè, le prove non ci sono, però c'è il sospetto. Perché non ci fanno lavorare? Cioè, dopo tre mesi che ci siamo passati male, perché voi avete chiesto, noi abbiamo. Eligio, avete chiesto un incontro all'amministrazione in queste ore? Abbiamo dei rappresentanti che forse forse si sono un po'. Non ci mettono impegno, non ci hanno messo impegno. No, sono stati troppo molli, secondo me, teneri, troppo. Perché portano a casa, secondo me, solo promesse, mai una carta scritta. E dopo, a due giorni dall'inizio del mercato, che si doveva fare il mercato, ci dicono non si fa. Così non abbiamo neanche la possibilità di fare qualche manifestazione, perché ci vogliono dei tempi tecnici, perché avevamo chiesto di fare delle manifestazioni di protesta. Sì. Però ci dicono sì, ma state tranquilli, il mercato si fa, e dopo due giorni prima ci dicono di no. All'ultimo. Cioè, quasi in giro. Capito? Ma voi come vi siete organizzati con il fatto che dovevate avere i banchetti più piccoli? Giovedì. Sì. Non ce l'hanno trasmesso tramite PEC, che se dovrebbe essere. Sì, ho letto, sì. Dovrebbe essere, quindi tanti neanche non sapevano niente. Sì. Hanno fatto una piantina che si capiva anche poco. Ci aspettavamo, visto che hanno fatto una piantina nuova, che ci fossero dei segni al limite per terra, o al limite di vigili che ci aiutassero. Sì. Purtroppo vigili c'erano i vigili quelli del traffico, ma quelli del mercato ce n'erano tre, erano spersi, non si vedevano mai. E alla fine sono passati alle 10:30, alle 11:00, hanno preso una cinquantina di nominativi che secondo loro, i 50, non avevano rispettato le normative che loro avevano dato, e volevano metterci una sanzione. E dopo mi sembra che sia decaduto tutto questo, perché forse si sono resi conto che no,
che non andava. E c'era motivo, insomma. Eligio, senti Eligio, purtroppo il tempo è veramente molto poco e sarebbe da parlarci un'ora, chiaramente. Noi diciamo non prendiamo le difese di nessuno, non attacchiamo nessuno, siamo qua per darti. Invece l'ultima domanda, Cinzia, se mi permette la faccio io. E, in precedenza Adriano mi aveva parlato di cifre, di perdita di cifre, vogliamo dirle, ridirle? Senta, sono 216 banchi, sono quanti mercati abbiamo preso? Perso tre per colpa dell'amministrazione. Cosa vuoi girarsi? Passo Adriano. Abbiamo veramente 30 secondi, ragazzi, poi dobbiamo lasciarvi andare. Lui dice sulle 700.000 euro di perdita. Tutto compreso. Per l'orario, certo. Per l'indotto, certo. Dopo ci sono dietro 500-600 persone che lavorano. Ho capito. Allora, senti Eligio, ci facciamo... al cittadino anche. Certo, Eligio, ci facciamo una promessa. Ci risentiamo settimana prossima, prima del mercato del giovedì, vediamo cosa succede. Noi sentiremo anche il sindaco, gli assessori, preposte, cercheremo di capire qualcosa. Nel frattempo, domani il mercato non c'è. Quindi... Io non ho offeso nessuno. No, assolutamente no. No, assolutamente. Ognuno dice la sua. Visto che doveri ne abbiamo anche tanti. Certo. In maniera educata hai detto tutto quello che dovevi dire, sei stato perfetto. Ci risentiamo, sentiremo anche l'altra campana, quindi cercheremo di portare qualche informazione in più. Speriamo si ravveda un po'. Dai. Certo, grazie Eligio, grazie Adriano, buona giornata a voi. Grazie a voi. Radio BCS. L'evoluzione dello stile. L'evoluzione del design. L'evoluzione del serramento. Dall'esperienza di falegnameria padoana nasce Stile Design. Stile Design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi. Serramenti utili, pratici, di qualità. Realizzati con stile e design. Stile Design. Il